intanto rivolgere un sentito ringraziamento alla Cavese, al suo presidente e ai suoi dirigenti per la straordinaria ospitalità che abbiamo ricevuto oggi. E quindi questo mi sembrava doveroso in apertura. Per quanto attiene la partita, penso che noi abbiamo avuto una grandissima occasione con Saraniti e forse quella era l'occasione giusta per poter passare in vantaggio. Abbiamo preso un rigore un po' generoso e poi su un errore individuale abbiamo anche ad apertura del secondo tempo preso il 2-0. Dopodiché ci abbiamo creduto e tutto sommato alla fine potevamo anche pareggiare questa partita. Devo però dire che Cavese e Casarano meritava forse una direzione arbitrale all'altezza degli sforzi di queste due società, degli investimenti che queste società hanno fatto. Non mi è sembrata una direzione all'altezza del confronto, non lo so, c'è un gol o un paio di gol che gridano vendetta, assolutamente senza i fuorigioco che la terna ha inventato. Però ci sta, mi si potrà dire che questa era la migliore terna e allora se è così forse siamo messi un po' male, perché penso che oggi l'arbitro e tutta la terna abbiano avuto un atteggiamento e abbiano preso delle decisioni in buona fede, ovviamente, ma tutte a nostro svantaggio. Detto ciò, sono a vostra disposizione. Iniziamo con Fabio Vicella. Fabio Vicella e il partito. Al netto degli errori dei singoli, che siano calciatori o arbitrali, a questo punto della stagione si ritiene soddisfatto dell'operato della sua squadra? Ma questo a rinforzarla nel prossimo mercato o quali saranno i progetti della società? Questo è un girone che noi sapevamo essere non difficile, ma di più. Certo, speravamo di avere più punti, abbiamo steccato molte partite in casa, qui a Cava si può anche perdere contro una grande squadra quale è appunto la Cavese. Non demordiamo, andiamo avanti, venderemo cara la pelle e da domani, se sarà necessario, interverremo sul mercato per cercare di migliorarci ulteriormente. Quindi, come alla sua domanda. Luca Vitale, Cronache Serie. Salve, presidente, buonasera. Una domanda molto semplice, al di là degli errori arbitrali che ha detto lei poc'anzi, una squadra a Casarano, a mio avviso, costruita senza un proprio per vincere il campionato, cosa è mancato secondo lei fino adesso, a 14 giornate di campionato? Ma cosa è mancato? È mancato un po' di fortuna, è mancata un po' di determinazione in alcune circostanze, però ripeto, come dicevo prima al suo collega, noi abbiamo steccato qualche partita in casa, qualche pareggio di troppo, perché due partite gridano ancora vendetta e oggi con quelle due vittorie magari saremmo meno distaccati dalla vetta e oggi 8 punti sono tanti, ma possono essere anche recuperati, quindi questo è il nostro auspicio. Giuseppe Vitolo per GianlucaDiMarzio.com. Buonasera Presidente, abbiamo visto la squadra sotto la curva, sotto il settore ospiti a fine partita, segno di un'insofferenza da parte del pubblico che ha seguito sino a qui a Cava. Possiamo comunque dar per scontato del fatto che la figura di mister Costantino non è da ritenersi a rischio sulla vostra panchina? Assolutamente no, noi abbiamo un progetto, cercheremo di portarlo avanti e il tifoso quando perde è sempre scontento. Ed è giusto che sia così, altrimenti non si chiamerebbe tifoso. Quindi quella razionalità non la può avere il tifoso e quindi esprime tutta la sua rabbia ovviamente dopo un risultato negativo. E noi comprendiamo questo e comunque abbiamo bisogno di loro. Oggi poi c'è stato anche questo così balzello, dico virgolette, tra virgolette, della trasferta, si fa, non si fa, decisa nella nottata tra venerdì e sabato, quindi erano pronti alcuni tifosi a venire magari più numerosi, però questo non significa nulla, significa che comunque loro amano questa squadra e devono stare comunque sempre vicini alla squadra perché la società è vicina,
alla squadra e farà di tutto, ripeto, di tutto per cercare di risalire la china a partire da domenica prossima. Orlando Savarese, La Città. Buonasera. Buonasera a lei. Che impressione ha fatto Ciro Foggia? È stato anche vostro giocatore? Allora, Ciro Foggia è un grande campione, un opportunista, un rapace dell'area di rigore, lo ricordo con affetto. Noi abbiamo avuto una stagione a Casarano un po' particolare, troncata poi dal Covid, campionato finito a febbraio. E per quindi è un valore aggiunto per la Cavese, ma non solo lui, ci sono tanti giocatori che possono portare in alto questa gloriosa società.